Come in Filippine fanno la pasta che è diverso da noi, praticamente mettono l'acqua a bollire con l'olio e le salse tutto assieme, poi fanno lo spaghetto, poi tagliano i pomodori, l'aglio e aggiungono tonno fresco. Quindi aggiungono nella teglia tonno fresco, quindi lasciano diventare dorato il tonno, lo fanno rosolare bene, poi Dimple è bravissima per questo, che lei è una cuoca da re. Quindi vedete, adesso inizia a essere pronto il tonno fresco, freschissimo, preso stamattina, perché qua comunque c'è un'ottima qualità di tonno. Poi, come potete vedere, l'immancabile Pepsi. Adesso si aggiunge il burro perché ha iniziato a rosolare bene, quindi si aggiunge l'aglio, quindi aggiungete, scusate, stavo parlando in inglese, aggiungete il pomodoro fresco. Quindi adesso è pronto, come potete vedere, la preparazione. Quindi adesso si può aggiungere la pasta. Quindi questa è una pasta asciutta al volo, col tonno fresco, come la cucina mia moglie, però diciamo che è una maniera che è un po' speciale, come fanno in Filippine. Quindi adesso impiattiamo. Quindi aggiungiamo un po' di formaggio nel piatto, perché questo è un formaggio danese che si trova qua, si chiama cheddar. È pronto, adesso vado all'assaggio di questa ottima pasta asciutta con un po' di formaggio e tonno fresco. E da queste parti dicono lemikayu, che vuol dire delizioso. Quindi in filippino si dice lemikayu. Quindi se vi piacciono i nostri video, iscrivetevi al canale e la prossima ricetta sarà un'originale ricetta di un dolce che si fa in Filippine, che si chiamano maccheroni dolci delle Filippine. Grazie, al prossimo video.